assolutamente domanda pertinente, perché spesso sentendo servizi in TV, sentendo parlare di questo argomento, sembra che bisogna passare in un mondo magico, comprare dei magici macchinari, poi spingere un bel pulsante e si entra nel mondo 4.0. Non è questo l'approccio. Forse potrà essere questo l'approccio per grandi aziende come Amazon, come Google, come forse l'azienda per la quale lavoro, ma non per tutti i siti, non per il sito dove lavoro io, per esempio. L'approccio molto più produttivo, più adeguato anche alla realtà italiana, che è fatta di piccole e medie imprese, anche eccellenti, ma magari non con grandi capacità di investimento. L'approccio più adeguato è quello di fare i piccoli passi, cioè di entrare in questo mondo della connessione anche con piccoli progetti. Nella mia fabbrica abbiamo iniziato con una cosa semplicissima, abbiamo cercato di capire quando un macchinario rischiava di rompere l'utensile con un sensore di vibrazione. È un piccolo passo, no? Siamo entrati in questo mondo facendo un passettino e abbiamo cominciato a imparare da questo. Abbiamo cominciato a capire che però questa tecnica la potevamo fare anche su altre macchine e poi potevamo mettere in relazione le vibrazioni di questa macchina con la qualità del prodotto. Sono passi che abbiamo fatto poco alla volta e che ognuno, anche in una piccola azienda dove sembra che non possa esserci spazio per questo, può fare. Se volete, la metafora è quella che abbiamo vissuto un po' tutti quanti con il telefonino di cui tu parlavi prima. Siamo passati dal telefono a rotella, al telefono cellulare di quelli che si portavano al peso, al telefono apri e chiudi, al telefono che manda i messaggi, allo smartphone, ma facendo passi e ce ne siamo abituati, ormai è familiare. Se avessimo fatto questo passo di colpo probabilmente non saremmo riusciti a digerirlo. Ecco, questi passi si possono fare anche all'interno dell'industria, all'interno del mondo manifatturiero, con questa gradualità, ma tenendo conto e tenendo magari in mente un disegno, capendo dove si vuole arrivare, perché il tutto sia utile alla propria azienda, ai propri prodotti, al proprio mercato e, se vogliamo, alla nostra società, a un livello più alto, a un livello politico. Sento, mi fa molto piacere che tu abbia citato Guglielmo, visto che da qualche giorno è un anno che non c'è più. In quello che lui scriveva c'è molta contaminazione, cioè su questi temi ci siamo confrontati e parecchio. Del futuro non bisogna avere paura, e ve lo dicono un paio di persone che tutti i giorni, in un territorio anche lontano da quello di partenza, si impegnano per far sì che ci sia futuro e futuro e futuro, e tutti i giorni ci si confronta con il mondo, perché è vero che lavoriamo per una grandissima azienda di cui siamo molto orgogliosi, però è anche vero che sconti non ne fa nessuno, a nessuno. Quindi è come se fossimo dei piccoli imprenditori che tutti i giorni vanno alla guerra. Per andare alla guerra bisogna non avere paura dell'innovazione e delle possibilità che il futuro ci offre, perché non c'è, guardate, non c'è alternativa. Lo dico, un concetto che vale un po' per tutti. Oggi o la puntiamo sull'innovazione, quindi fare cose nuove, non soltanto di prodotto, non è soltanto manifattura, ma cose nuove nel turismo, nella comunicazione, o puntiamo a fare cose a maggior valore aggiunto, cioè dove a fine giornata abbiamo dei soldi che poi possiamo reinvestire. Ma se restiamo sull'accontentarci, fare delle cose a poco valore aggiunto, che tutti sanno fare, non ce ne usciamo, non ne veniamo fuori. Perché dico questo? Perché ci sono paesi a noi vicini, che oggi hanno un costo del lavoro molto più basso del nostro, dove ci sono neuroni altrettanto validi come i nostri e dove sono esigenze come le nostre. Quindi necessariamente bisogna prendere il futuro. Quindi bisogna creare consapevolezza. Adesso che sia industria 4.0 o no, tanto tra un po' questo termine industria 4.0 sarà spazzato, quindi togliamo dal campo industria 4.0 e parliamo di futuro, di tecnologie abilitanti. Non bisogna avere paura. Però bisogna avere consapevolezza, la devono avere gli imprenditori, prima Nicola diceva anche il piccolo imprenditore può farlo, sì può farlo e deve farlo, perché l'86% delle aziende italiane sono piccole e medie imprese, quindi in questo libro per esempio noi non l'abbiamo scritto per l'azienda o guardando l'azienda per cui noi lavoriamo, sarebbe stato facile dire noi facciamo così, ma questo non interessa a nessuno. Nel libro diamo invece una ricetta per le piccole e medie imprese, quindi vale per le piccole e medie imprese che devono avere consapevolezza, ma vale anche per il sistema di formazione. La scuola, le università sono al centro
di questo nuovo mondo che verrà. Se date un'occhiata in giro, ci sono scenari futuribili, ma neanche tanto sballati, cito McKinsey tra gli altri, i quali dicono che i nostri bambini faranno in futuro per almeno il 50% mestieri che noi oggi non conosciamo. Non conosciamo. Ed è così perché la velocità di sviluppo delle tecnologie, non soltanto in fabbrica, negli ospedali, e tu lo sai visto che ti occupi anche di sanità 4.0, in fabbrica, nelle banche, ovunque, la tecnologia sta andando così veloce che si creeranno nuove figure professionali. Quando prima dicevo non dobbiamo avere paura dello sviluppo, e qui torno, vi do un numero: nel 1900 negli Stati Uniti il 42% della forza lavoro era impegnata in agricoltura. Nel 2010, sapete quant'è questo numero? Meno del 5%. I catastrofisti dicono non è stato distrutto un posto di lavoro, si è trasformato. Ovviamente nei transitori qualche cosa sarà accaduto, però la gente che prima zappava, attività a valore non aggiunto, prima è andata a fare i trattori, poi è andata a fare la catena logistica e poi sono nate le spa, è nato il turismo del benessere, sono nate tanti altri business. Non è una provocazione, nasceranno di qui a 5, 10, 15, 20 anni agenzie turistiche che manderanno la gente nello spazio. È giusto per dire che si creeranno nuove cose, Lino. Per cui la scuola se lo deve porre il problema. Quali sono le materie di insegnamento? Come le dobbiamo insegnare? Che cosa dobbiamo fare? Su questo siamo ancora un po' in arretrato. Poi magari ci torniamo per non essere lungo, perché scuola e formazione sono fondamentali. Nicola, consentimi una piccola aggiunta. Io ricordo una frase che mi colpì moltissimo dell'amministratore italiano di Google, che diceva: è vero che non siamo mai stati così veloci, siamo al momento in cui siamo i più veloci nel cambiamento nella storia, mai la storia è stata così rapida nel cambiare nei nostri costumi, nel nostro modo di vivere. Ma è anche vero che non sarà mai più così lenta, quindi se noi ci affidiamo al ricambio generazionale per affidare alle nuove leve i nuovi contenuti, stiamo sbagliando, il mondo è più veloce di questo, quindi ci dobbiamo creare dei meccanismi nella scuola per aggiornamento, dobbiamo fare che la scuola sia un'organizzazione che impara da sé, la learning organization di cui noi spesso parliamo nelle industrie, no? Quindi un'industria che è capace di imparare, un'organizzazione capace di imparare, bisogna estenderla alla scuola. Bisogna che la scuola sappia trovare le risorse per tenersi aggiornata senza che nessuno venga ad aggiornarla, ma che trovi il modo di imparare. Certo, mi fai venire in mente l'ultimo sondaggio che hanno fatto sulla fuga dei cervelli, dove le città, proprio in provincia di Bari, Molfetta è una di queste, che ha molti ragazzi che sono praticamente andati via dalla propria città. Mi fai venire in mente... Ce ne sono due, infatti. L'importante però è che ritornate, voglio dire, magari andate fuori ad acquisire esperienze per poi ritornare e farle ricadere sul tessuto. No, mi viene in mente il fatto che, un sindaco, no, di un comune, no. Come può in qualche modo, ecco Nicola, questa è una domanda che voglio fare a te, può un sindaco inventarsi un modo affinché questi ragazzi, va bene, vanno fuori, però li dobbiamo far ritornare con l'esperienza acquisita fuori, all'estero, facendoli ritornare qui nel territorio, portando dell'innovazione a quella piccola media impresa, a quell'artigiano, dando più valore aggiunto. Ecco, su questo, secondo te, un'amministrazione comunale potrebbe, ecco il comune 4.0, no? Potrebbe in qualche modo incidere. Probabilmente noi abbiamo sfornato forse molti più ingegneri o laureati, ma forse abbiamo bisogno di altre professionalità. Bellissima domanda e complessissima per quanto mi riguarda. Io credo che assolutamente il ruolo
di una buona amministrazione possa essere giocato anche in maniera molto molto efficace. Noi specialmente al sud non abbiamo la cultura della creazione di impresa, se non limitata, è ovvio che ci sono anche eccellenze, voglio dire, parlo mediamente, abbiamo difficoltà a pensare alla creazione di impresa, abbiamo difficoltà anche a pensare all'affinanziamento dell'impresa, probabilmente perché veniamo da decenni di finanza agevolata. Io ho una mia personale idea che la finanza agevolata è stata uno dei grandi killer dell'impresa al sud. Quindi probabilmente una società capace di ristimolare nuove idee su come far nascere impresa, creare i presupposti perché questo accada, perché un sindaco e una comunità di cittadine come le nostre, di una certa dimensione, quindi con certe risorse, con capacità di mobilitare un certo numero di persone, può far molto. Ci vuole molta inventiva anche, ci vuole molto coraggio, ci vuole anche la voglia di mettersi in gioco, perché sono attività un po' rischiose, nessuno ha una ricetta magica per inventare impresa. Però sono convinto che un'amministrazione intelligente possa fare molto su questo. Ancora una volta, senza aver paura di quello che è il futuro, senza aver paura di lanciarsi nell'innovazione e coinvolgendo i propri cittadini. Un semplice cittadino come me ha certamente meno possibilità di far sedere intorno a un tavolo protagonisti, persone, con cittadini rispetto a un sindaco che può fare una chiamata, come dire, alle armi molto più efficace di quanto non possa fare una persona comune.